Il problema è la mancanza di produttività, cioè il problema che andiamo a risolvere oggi è il fatto che tu non sei produttivo, ma cosa vuol dire essere poco produttivo? Avere poca energia, avere la sensazione di avere poco tempo. La verità è che abbiamo la sensazione di avere poco tempo perché abbiamo impiegato male. Ti senti sopraffatto, quel senso di che i task stanno venendo su di me, che gli esami stanno venendo su di me, che le cose che devo fare stanno venendo su di me, cioè quella sensazione di avere sempre tante cose da fare e quindi che mi sopraffanno. Ti senti un fallito. Quando tu ti senti sopraffatto, ti senti anche un fallito perché non fai la differenza. Non sei performante, se non sei performante ti senti un fallito. Non ottieni risultati determinanti, non lasci il segno. Cioè, invece che lamentarti che non hai più energia, diventa proprio un dovere. Io adesso mi metto lì e cerco di capire ogni giorno tutte le strategie più efficaci per essere più produttivo. Questo corso lo facciamo perché voglio che voi lasciate il segno, cioè voglio che voi facciate la differenza, voglio che voi siate nelle condizioni per fare la differenza ogni giorno e lo potete fare soltanto se vi prendete cura di voi. Benvenuti a Massima Produttività. Allora, prima strategia di massima produttività è la caverna. La caverna abbiamo detto che è un luogo che è associato inequivocabilmente alla tua produttività. Seconda strategia, ordine fisico, ordine mentale. Ora vi faccio l'esempio divertente. Quanto tempo ti serve per riavviare il Mac? Ok, chi ha sentito la... Ok, non è ordinato. Sgombra la mente. Prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, ti consiglio di sgombrare la mente. Una cosa è sgombrare la mente, altra cosa è avere un foglio bianco o un quaderno se preferite. Io lo chiamo il foglio bianco per essere più semplice. Hai la sensazione che ti vengono in mente cose da fare mentre sai che dovresti lavorare ad altro? Cioè, mentre stai lavorando, ti vengono in mente cose che devi fare? Anche se hai svuotato la mente, c'è la possibilità che mentre stai lavorando, poiché stai lavorando a delle cose creative, ti viene in mente qualcosa che devi fare. Ecco, farla in quel momento è una distrazione. La tela bianca quindi che cos'è? Cioè mettere il tuo cervello in condizione di dipingere mettendo tante tele nei tuoi ambienti di lavoro. Le tele possono essere lavagne, fogli, blocchi appunti, canali Telegram. Veramente mi è cambiato tutto quando ho fatto un canale Telegram, documenti MASI, si chiama, in cui ci ho messo tutte le cose perché... Ce l'ho anch'io, sai? Sì. C'è documenti MASI. Documenti MASI. E per esempio ero andata al tour, no, eravamo qua, abbiamo preso un hotel e avevo il portafoglio, l'avevo lasciato in ufficio perché ho lasciato lo zaino in ufficio e avevo il cellulare. E se non avessi avuto il canale Telegram documenti con la mia foto della carta d'identità non dovevo tornare qua, mi avrebbero fatto storie per dormire. E invece è stato semplicissimo, cioè io veramente ho visto come mi è cambiata la vita, perché sono riuscita a dormire in hotel quella sera piuttosto che, cioè, semplicemente. Anche a me mi ha cambiato completamente la vita il canale Telegram con i documenti, il NIE, il passaporto, tutto. Strategie per definire gli obiettivi. Altra area. Quindi abbiamo visto il terreno di gioco, abbiamo visto cosa fare prima di cominciare, adesso iniziamo a definire gli obiettivi, quindi iniziamo a fare.